Ciao, intanto complimenti. Con 51 lezioni hai completato con successo il terzo livello base di pianoforte. Adesso puoi iniziare a studiare per Elisa. Benvenuto in questa serie di video. Iniziamo. Copia il link qui sotto per accedere alla pagina dove puoi scaricare lo spartito in formato PDF. Inizia con la nota Mi ed è il quinto Mi partendo dalla tua sinistra. Lo suono dicendo i nomi delle note senza porre attenzione al ritmo, così vedi come si deve spostare la mano. Mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la. Non cambiando forma la mano, ti sposti al do centrale. Do, mi, la, si. Chiudi mi, sol diesis, si. Do, il Mi è già sotto il pollice, apertura d'ottava, Mi, Re diesis col terzo dito, Mi, Re diesis, Mi, Si, Re, Do, La. Senza cambiare forma ti sposti al Do centrale, Do, Mi, La, Si, Mi col pollice, Mi, Do, tasto vicino, Do, Si, terzo dito, La. Non faccio ritornello, vado avanti, tasto vicino, Si. Do, re, mi, pollice sul tasto vicino sol, mi sul tasto vicino fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si. Mi, tieni la mano aperta d'ottava, vai un'ottava sopra, mi. Re diesis, mi. È un brano in La minore, tempo 3 ottavi. Conto non l'ottavo, conto il sedicesimo. Ce ne sono 6. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, non faccio il ritornello, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 e riprende il tema iniziale uguale alla prima riga. La mano sinistra inizia con il terzo La partendo dalla tua sinistra, metti il mignolo sul La, apri la mano d'ottava, così l'indice ha già il Mi sotto da suonare. La, Mi, La, tieni la mano aperta, ti sposti sul Mi, una quarta sotto, Mi, Sol diesis, così ti ritrovi ad avere ancora La, Mi, La. La, Mi, La, Mi, Sol diesis, La, Mi, La. Non faccio il ritornello, vado avanti. Sali una terza, Do, Sol, Do. Scendi sul Sol, 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 Si, La, Mi, La. E poi scendi ancora di una quarta, mignolo Mi, 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 Mi. Con questi due Mi, la mano sinistra ha oltrepassato il Do centrale e si è spostata nel registro della mano destra, perché sullo spartito c'è la chiave di violino, che di solito indica le note per la mano destra, ma la chiave è scritta nel pentagramma inferiore. La mano sinistra
dopo aver eseguito i due mi. Re diesis mi, re diesis mi. Si sposta di nuovo sul terzo la partendo dalla tua sinistra, perché alla fine della seconda riga ritorna la chiave di basso. La mano sinistra, dopo aver eseguito i due mi, suona la mano destra un'ottava sopra mi mi, la mano sinistra re diesis mi, mano destra ripete le stesse note re diesis mi, le stesse note le riprende la mano sinistra re diesis mi. La mano destra riprende lo stesso re diesis e continua come la prima riga. La mano sinistra ritorna la chiave di basso, si sposta sul terzo la partendo dalla tua sinistra e continua come la prima riga. Adesso conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto la battuta col silenzio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Non faccio il ritornello. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. A mani unite. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, non faccio il ritornello. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua come la prima riga. Dove c'è scritto ped significa che devi utilizzare il pedale. Dove c'è scritto ped devi abbassare la punta del piede, dove c'è l'asterisco lo devi alzare. Il pedale lo alzi e lo abbassi sulla prima nota della battuta. Parto con la battuta col pedale. Il primo pedale lo mandi giù insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima suoni la nota, su giù punta del piede. 2, 3, 4, 5, 6. Prima suoni 1 su giù punta del piede. 2, 3, 4. E poi non c'è più il pedale. Studia a mani unite solo quando sei sicuro a mani separate e lo saprai suonare abbastanza velocemente. Inizia a suonare a mani unite lentamente e senza pedale. Suona contando. Quando sei sicuro, inserisci il pedale e i segni dinamici. In seguito usa il metronomo per velocizzare il brano, mi raccomando, un poco per volta. Non studiare tutto il brano dall'inizio alla fine. Studia una battuta alla volta. Quando sei bene una battuta, passi ad un'altra battuta. Termina qui la prima parte di Per Elisa. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.